questo me l'ha insegnato un'amica che inizia con la L. Ok, l'idea è questa. Nel casereccio dei miei 35 metri quadrati, negli ultimi 44 giorni si sono accumulate delle cose. Ho un po' di tempo libero, vi racconto un po' come sta andando qui, che cosa sta succedendo attorno, cosa... Negli ultimi tempi ho letto moltissimo, sono contenta perché finalmente ho riacquistato il potere sul tempo. Non parlerò di tutti i libri letti perché non avrebbe proprio senso, ma tre sono i libri che... Salento Rock non c'entra assolutamente niente con quello che io avrei voluto leggere quando ho acquistato questo libro. Perché l'ho acquistato? Perché era in sconto. L'educazione del bancarelle. Allora, questo è un libro di Francesca Malerba, che è nata a Galatina, proprio nel cuore del Salento. Io ho passato un mese nel Salento quest'estate e devo dire che rileggere dei posti, tutte le cose che sono accadute magari a Galatina negli scorsi 20 anni, mi è dispiaciuto. E le storie in particolare trattano di ragazzi che si fanno di eroina, cosa che non, insomma, non era proprio tra i miei argomenti preferiti. E niente, mi ha incuriosito il suo modo di scrivere, l'ho aperto a caso, mi è piaciuto, ho letto e ho detto wow, che bello. Mi è piaciuto, non mi ha deluso, ma alcuni pezzi sono molto approssimativi. Questa è una cosa che non mi sono spiegata, quindi ho fatto finta di nulla. Vi dico che il libro è bello, se lo volete ce l'ho io, chiamatemi, ve lo regalo. Dimenticavo di dire che la casa editrice di Salento Rock è Kurumuni. È una casa che nasce nel 2004 e tratta argomenti come l'etnomusicologia, la saggistica, la narrativa d'inchiesta. Sul sito devo dire che non si trova granché descritto bene tutto il loro repertorio, perché ci sono alcune descrizioni che... vi leggo qualcosa. Allora, questo per esempio è una trama. Giunto alla terza raccolta, l'autore assembla in coordinate per la crudeltà una serie di 4 reportage, tanti quanti sono le sezioni in cui è diviso il libro, incentrati sulla realtà, sulla vita quotidiana, dentro cui gli esseri umani agiscono. No, non puoi fare una cosa del genere. Io un retro di copertina del genere? No. Comunque, ad ogni modo, diffondono cultura salentina come se non ci fosse un domani, trattano argomenti di vario genere, sempre in quel territorio. Ma sì, ok. Spostandoci un pochettino più a nord, ma giusto un pochettino, precisamente verso l'Inghilterra, c'è questo. L'ozio come stile di vita, che tratta del dolce far niente. Ed è una specie di guida dell'arte dell'oziare. Scusate la voce baritonale, ma meglio di così no. Che fa Hodgkinson? Trasforma una normalissima giornata scandita di doveri in 24 perfette fette di... come è uscita questa? Fette perfette. Adoro essere bilingue. Insomma, 24 fette, 24 modi perfetti per oziare ad ogni singola ora. C'è per esempio un capitolo, un'ora, dedicata all'arte della conversazione, della passeggiata, del sonnellino pomeridiano. C'è perfino un capitolo dedicato alla... ferma. C'è perfino un capitolo dedicato alla malattia che io mi sono riletta giusto per alleviarmi un pochettino. È stato bellissimo a un certo punto ritrovarmi senza lavoro e dover finire il libro con tutte le considerazioni che intanto nel mezzo tiravo fuori. Insomma, uno stile abbastanza divertente che va tutto in accumulo e anche la traduzione devo dire che non mi è dispiaciuta. Chi mi ha regalato questo libro meriterebbe una bella pacca sulla spalla e almeno 8 kg di mandorle. E poi il terzo libro, Dino Buzzati con la famosa invasione degli orsi in Sicilia, che è un libro che non ho ancora iniziato a leggere, o meglio, ho letto solamente le prime 4 pagine. Racconta un po' la parabola degli orsi, che dopo aver sperimentato la vita di città decidono di tornare nelle loro montagne. C'è un po' il senso dell'attesa, dell'ambiguità tra il bene e il male. È un libro per ragazzi, in effetti, ma nulla mi vieta di leggerlo. Dunque, ascoltiamo senza batter ciglia la famosa invasione degli orsi in Sicilia, la quale fu nel tempo dei tempi quando le bestie erano buone e gli uomini empi. E poi... c'è accanto a Empi un rimando a Empi che significa crudeli. Penso che questa sera è la sera giusta per iniziarlo, quindi non vedo l'ora di iniziare a leggerlo. Come dicevo, in questi giorni ho letto veramente un sacco perché mi sono ritrovata ricoverata nel mio letto di casa per ore infinite, interrotte solamente dalla pipì di Gea che doveva essere accompagnata fuori. L'unica cosa che mi ha salvata è stata questa. Questo che è un femminello è il suo nome. Ed è un limone che ho preso a Siracusa quando sono stata... un paio di settimane fa. E sì, regge ancora, resiste, non è ancora marcito, che bello. E stavano lì tutti belli, carini, sul tavolo. Poi a un certo punto ho detto, ok, apriamoli. E effettivamente è un limone eccezionale. Sa proprio... cioè, sa proprio di limone. Ecco, se io potessi consigliare qualcosa a qualcuno che non mi ha mai chiesto un consiglio, io consiglierei i limoni. Vabbè, passiamo oltre. È scesa la luce, non so come, e fuori c'è un cane che abbaia.
Ma noi continuiamo lo stesso. Se c'è una cosa che mi piace fare è parlare degli altri quando fanno delle cose belle. E una delle cose belle che io sto utilizzando da un sacco di tempo sono queste cose qui. Sono due quaderni realizzati da Luigi Annibaldi, che fa parte della scuola di scrittura di Omero. Io ho conosciuto Luigi l'anno scorso alla fiera Più Libri Più Liberi di Roma. Non mi ricordo neanche come mi sono imbattuta nel suo stand. Mi ha raccontato un po' di cose per quanto riguarda Omero e poi c'erano questi che io mi sono accaparrata e niente, li uso come quaderni d'appunti. Li ho già finiti entrambi, però vabbè. Allora, ho pensato, io che sono un'assidua frequentatrice di cartolibrerie, soprattutto cartolerie che librerie, perché tra web e bancarelle dell'usato, insomma, si può trovare tutto, basta cercare. Insomma, qual è il senso? Invece di comprare, spendere dei soldi per un marchio, per un brand, io uso tuttora questi per disegnare, ma perché mi piace la carta. Però se posso fare a meno, insomma, di comprare dei quaderni quotati in borsa, perché no? Andiamo tutti da Luigi Annibaldi e prendiamo questi quaderni, perché sono belli, hanno della personalità, non costano tanto. Insomma, che volete? Che volete? Cioè, che volete di più? Poi, non comprate cani, non comprateli, non fateveli regalare. Poi bisogna portarli fuori 2, 3, 4, 5 volte al giorno. E poi le crocchette, guinzagli sparsi per casa, i peli, i tovagliolini e le cose rosicchiate per terra, le ossa. Io adoro tutto questo. Posso far rientrare questa cosa tra le mie preferite? Do you remember? Ok, poi quanti anni sono passati? 27? Sto invecchiando, me ne rendo conto. In realtà non ho la più pallida idea di quale sia la media della vostra età, però so chi sei tu che mi metti sempre un pollice in giù e sei l'unico che in tutti i video lo fa, quindi... Ma ho una soluzione, magari non per tutti, magari soltanto per me, ma già che è soltanto per me potete usarla... Diciamo che ho dei metodi per pigri ovviamente e dei metodi per non pigri. Iniziamo dai metodi per pigri. Il primo è il più artificiale, quello che io uso tutti i giorni, per pigri cronici che si sono catapultati nel mondo della città. Leggo qui Vichy. È una crema notte, ma io la uso di giorno. La metto di solito sulle guance, sul mento e sotto il naso, perché con questo raffreddore è fantastico. Se vedo che c'è qualcosa che non va, la uso pure sulle nocche. E quindi? A volte però mi disimpigrisco e mi attacco due belle fette di avocado sotto gli occhi o mi faccio una maschera di yogurt. Una cosa che poi non manca in casa mia è il bicarbonato. Perché sto zoomando in questo modo io non lo so. Il bicarbonato è l'unica salvezza da quando la mia pelle ha iniziato a chiedere pietà dopo essere tornata dal mare quest'estate. Come vedete... Più o meno abbiamo rimesso a posto la situazione. Insomma, il bicarbonato va benissimo per qualsiasi cosa, sia per i musi grassi che per le mani che avete usato per mangiare l'ultimo pranzo con i gomiti. E se vi ricordate di metterlo pure sullo spazzolino da denti. Insomma, il bicarbonato è il mio migliore amico. Non riesco più a trovare nessuna cosa che attiri la mia attenzione all'interno di questi 35 metri quadri. Penso che la finirò qui. Time up.